Non posso iniziare a raccontare di questa esperienza dei campi estivi senza, come dire, sottolineare che Coppi Lombardia, come immagino possiate conoscere, è proprio uno di quegli attori della filiera di cui ci parlava Ivan. Noi siamo soggetti della grande distribuzione, i supermercati e ipermercati che incrociate sul territorio lombardo. Di conseguenza siamo tra quelli che questo tipo di problema dello sfruttamento del lavoro nero e della distribuzione di prodotti ortofrutticoli se lo pone tutti i giorni. Tutti i giorni perché Coop Lombardia pratica e predica la responsabilità non solo nei consumi ma anche nella produzione. Di conseguenza cerchiamo di fare la nostra parte e proprio laddove chiediamo ai produttori di ortofrutta di firmare dei capitolati, di firmare dei protocolli di legalità e di dignità per le condizioni di lavoro, allo stesso tempo siamo anche costretti ad andare a verificare quello che succede in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Campania. Facciamo continuamente monitoraggi e andiamo a verificare di persona che cosa sta succedendo e come viene gestita la filiera ortofrutticola. Non nascondiamoci che questi problemi ci sono e noi ci sentiamo responsabili di quello che poi andiamo ad offrire a voi come consumatori, perché siete degli studenti, ma siete dei consumatori, voi come le vostre famiglie, e allo stesso tempo come attori della grande distribuzione. Non tutto va bene. Nelle migliaia di controlli che facciamo ogni anno ci troviamo a dover sospendere dei nostri fornitori perché non sono in regola, perché non fanno lavorare le persone rispettando i diritti o dando loro la giusta retribuzione. E una storia come quella di Ivan è anche quella che abbiamo incrociato nei nostri scaffali vendendo un vino molto particolare, un vino di Libera Terra. Conoscete Libera Terra? Ne avete mai sentito parlare? Immagino di sì. Il vino di cui vi parlo è il vino che in etichetta porta un nome, Isotelarai. E questo vino ci ha colpito sin da subito perché ha dato avvio ad un progetto molto importante. Isotelarai era un ragazzo, un bracciante agricolo di 20 anni, 22 anni, che si è ribellato al caporalato pugliese, proprio come Ivan, e l'ha fatto a Cerignola. Iso però non è sopravvissuta a questa sua battaglia, perché i caporali, che come giustamente ci raccontava Ivan, molto spesso sono il volto, la voce e le braccia della criminalità organizzata sui territori, hanno deciso che quella battaglia di Iso fosse troppo scomoda e di conseguenza l'hanno ucciso. Questo è successo nel 1999. E noi appunto troviamo sui nostri scaffali questo vino e non ci accontentiamo di appunto renderlo visibile e acquistabile. Abbiamo deciso di fare un passo in più e abbiamo deciso di andare a toccare con mano la storia, a conoscere la storia di questi prodotti, prodotti che sono frutto del lavoro sui terreni confiscati alle mafie. Perché la cooperativa Terre di Puglia Libera Terra, che conduce la sua battaglia per la legalità e per un'economia pubblica e libera, e lo fa nei territori di Torcarolo, San Pietro Vernotico, è proprio vicino a Nardò e Medagne anche, sono territori veramente splendidi, ha dedicato il vino a Isotelarai, ma l'ha dedicato anche ad Antoc, per esempio, Antonio Montinaro, uno dei ragazzi che hanno perso la vita nella strage di Capaci, uno degli uomini della scorta. Sono nomi che molto spesso nessuno di noi ricorda o nessuno di noi conosce, come le centinaia di identità dei profughi di Lampedusa che non riescono a raggiungere le coste della nostra Sicilia. E l'impegno di Libera è ricordarne la storia, ricordarne i nomi, farlo tutti i giorni, tutti gli anni, nella giornata della memoria dell'impegno, e farlo anche attraverso questi prodotti, perché il riutilizzo sociale dei terreni confiscati alle mafie è un messaggio che lì racconta storie di riscatto, di dignità, quella dignità del lavoro e quel rispetto dei diritti che troppo spesso vengono calpestati. E allora tra la storia di Isotelarai e di Antonio Montinaro abbiamo scelto di adottarne una in particolare, la storia di Rita Atria. Avete mai sentito il nome di questa ragazza? Voi quanti anni avete circa? 16-18? Perfetto. Rita Atria è una ragazza di Partanna. Partanna è una località in provincia di Trapani. E Rita Atria è una ragazza che è nata in una famiglia mafiosa, come Peppino Impastato, persona e personaggio, mi viene anche da dire, che sicuramente conoscerete attraverso il film, attraverso la canzone dei Modena City Renders. A Rita Atria non è stata dedicata una canzone, ma è stata dedicata a una cooperativa.
una cooperativa di Libera Terra che sta nascendo a Castelvetrano. Castelvetrano è un territorio molto difficile, non ci sono mafie più o meno cruenti, più o meno efferate nel tentativo di togliere dignità, lavoro e diritti alle persone, però ci sono mafie più o meno silenti. E quella di Castelvetrano è una mafia che ha dato i natali a Matteo Messina Denaro, il boss latitante, l'ultimo dei boss latitanti che sembra avere in pugno l'economia siciliana e non solo. E la storia di Ritate l'abbiamo conosciuta perché abbiamo adottato questa cooperativa che sta nascendo. E Ritate è questa giovane nata in una famiglia mafiosa che si è visto strappare dalla mafia il padre e il fratello. E ha quindi iniziato a farsi delle domande, a rendersi conto che il sistema e la famiglia in cui era nata nascondevano delle realtà e delle relazioni a cui lei ha deciso di ribellarsi. E quindi insieme a sua cognata Pieraiello si è rivolta a un giudice, Paolo Borsellino, e ha raccontato a Paolo Borsellino tutto quello che sapeva di quello che accadeva a Partanna. Bene, come sapete Paolo Borsellino ha perso la vita nella strage di Via D'Amelio, e Ritatria, che lui aveva visto una figura paterna, quel padre così affettuoso, così limpido nel messaggio e nell'affetto che gli trasmetteva, non è riuscito a sostenere questo dolore e ha perso completamente le speranze, e di conseguenza si è tolta la vita il 27 luglio a Roma, nella località di protezione dove si trovava insieme a sua cognata Pieraiello, sotto falsa identità. A Partanna questa ragazza è considerata una pazza. Siamo andati come COP Lombardia, organizzando questo campo di lavoro studio sui terreni confiscati a Castelvetrano, anche a visitarne il cimitero. Abbiamo trovato una tomba spoglia, una tomba dove sua madre addirittura era arrivata a distruggere l'immagine. E quindi ancora una volta a togliere il nome, a togliere la memoria a questa ragazza. E noi abbiamo pensato che come COP Lombardia fosse giusto adottare la cooperativa che porterà il suo nome per ricordare la sua storia e per averla ad esempio, anche perché ci auguriamo di ospitare nei nostri scaffali l'olio che verrà prodotto dalle terre di Ritatria. E l'olio, come sapete, è qualcosa di puro, di cristallino, qualcosa che non si contamina, perché l'acqua e l'olio non si possono mescolare. L'olio resta sempre in superficie, così come Rita è rimasta in superficie, non si è contaminata e non si è lasciata mescolare dal messaggio negativo e mafioso che proveniva da quei territori della sua famiglia. E quindi è un po' questo quello che fa Libera Terra e che condivide con le centinaia di ragazzi e di persone che fanno questa scelta di andare a fare questa esperienza. Poi ragazzi, diciamocelo, abbiamo sentito parlare di condizioni di lavoro terribili, decine di ore di lavoro con la schiena piegata e le braccia a raccogliere quintali di pomodori e di frutta. E quindi parlare di campi estivi che in qualche modo sono anche un modo giocoso di vivere un'esperienza anche agricola, perché si va a raccogliere pomodori, a raccogliere le melanzane, a trasformarli in prodotti eccellenti, sembra quasi un insulto, comunque poco rispettoso rispetto al lavoro fatto da tutti questi ragazzi che, non nascondiamocelo, possiamo considerare ancora schiavi, perché la schiavitù nel nostro paese esiste. E invece l'esperienza dei campi estivi con Libera Terra è qualcosa di diverso. È qualcosa che innanzitutto ti fa capire che questi ragazzi non sono degli eroi, sono persone normali. Sono ragazzi che hanno deciso di restare nel loro territorio, di cercare un lavoro pulito, libero e dignitoso e di dare un esempio. Ma non darlo, come dire, celebrandosi degli eroi dell'antimafia, ma mostrando semplicemente che si può essere cittadini, fare il proprio dovere, rispettare le regole e accogliere centinaia di ragazzi, oppure andare nelle scuole a raccontare che questo è possibile, perché la mafia si sconfigge con il lavoro, ed è il tema di quello che abbiamo affrontato oggi, che avete affrontato anche nella mattinata. Quindi per noi, per i nostri dipendenti, per i nostri soci, andare a Castelvetrano significa scoprire e sfatare tutti quegli stereotipi legati alla mafia. Non c'erano persone che giravano con i fucili mentre noi eravamo lì a strappare le erbacce. C'erano persone che forse si voltavano dall'altra parte, qualcun altro si chiedeva che cosa stessimo facendo, vedevano tutti quelle magliette rosse, blu, qualcuno pensava fossimo una squadra, magari di bocce, visto che l'età non è poi così giovane, però qualcuno si avvicinava anche e ci diceva: continuate così perché la nostra terra ha bisogno di voi. E questi sono messaggi che esperienze di questo tipo ti lasciano poi dentro, e sono anche messaggi che ti aiutano un po' a decifrare e interpretare quello che succede sul nostro territorio. Gli uliveti che verranno resi produttivi dalla cooperativa Terre di Ritatria
hanno subito un incendio doloso, è vero, come è accaduto nel 2011 praticamente a tutte le cooperative di Libera Terra, che molto spesso subiscono atti intimidatori, perché il segnale da lanciare è sempre molto chiaro. Però sono anche uliveti che di recente sono stati potati, e non sono stati potati per facilitarne la messa a frutto, ma sono stati potati proprio, anzi decapitati potremmo dire, e non è stata la mafia a fare questo lavoro, è stata l'amministrazione comunale che si è presa cura di questi terreni, ma con una certa superficialità non ha dato indicazioni e non ha fatto sì che questi ulivi potessero poi tornare produttivi nelle mani di questi ragazzi. Questa non è mafia con la M maiuscola, la mafia che abbiamo in mente noi. È qualcosa di più sottile e strisciante, è qualcosa che c'è anche qui nei paraggi. È un po' l'indifferenza, è un po' la noncuranza, è un po' il girarsi dall'altra parte oppure semplicemente non farsi delle domande. Quindi come Coop Lombardia noi abbiamo deciso di fare la nostra parte, di scegliere da che parte stare, come dice sempre Don Luigi Ciotti. E l'abbiamo fatto innanzitutto offrendo a voi e alle vostre famiglie la possibilità di conoscere e acquistare questi prodotti e fare una scelta, perché le scelte si fanno in ogni momento, anche quando si decide che cosa mettere nel piatto, come diceva Enzo. E poi dall'altra parte abbiamo anche deciso di avviare questo percorso di conoscenza, di impegno, e poi però riportarlo sul nostro territorio, venendo qui a raccontare a voi queste esperienze, ma anche sollevandovi quegli interrogativi che possono riguardare la provincia di Como, la provincia di Milano, e invitandovi a cercare informazioni sui beni confiscati che ci sono sul nostro territorio. Quest'anno infatti di campi estivi con Libera Terra ne organizziamo 4 a Castelvetrano, uno partirà proprio tra qualche settimana, ma ne abbiamo adottato uno anche a Trezzano sul Naviglio, si chiama Libera Casa, Trezzano sul Naviglio nel sud-ovest di Milano, ed è un bene confiscato alle mafie in Lombardia, e credetemi ce ne sono circa 1 migliaio di beni di questo tipo. Non vi annoio più, e davvero mi premeva raccontarvi brevemente questo progetto e lasciare la parola ai ragazzi che poi hanno vissuto esperienze di questo tipo sempre in Sicilia e che quindi hanno il piacere di condividerlo con voi. Ho portato con me questo fazzoletto. Questo è un fazzoletto dove c'è scritto coltivare responsabilità ed è quello che consegniamo ai partecipanti al campo estivo di Libera Terra e Coop Lombardia. Il messaggio è molto chiaro, la responsabilità si coltiva e la consapevolezza si semina, e noi ci auguriamo, io in particolare, insomma anche le persone che hanno organizzato questo momento, che abbiate voglia di coltivare la responsabilità, rimboccandovi le maniche, andando a vedere che cosa succede in questi territori, quali sono gli esempi però anche positivi di persone che hanno capito come contrastare efficacemente la mafia, e poi chiedervi che cosa potete fare voi, perché questa è la sfida più importante. Grazie.